In occasione della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Alessandro Rondoni ha intervistato il vescovo di Imola, Monsignor Giovanni Mosciatti, delegato della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna per questo settore, sul messaggio di Papa Francesco. Comunicare incontrando le persone dove e come sono. Mi colpisce molto perché il Papa dice occorre incontrare le persone come e dove sono. Mi colpisce questo come e dove, prima di tutto il come, perché noi spesso abbiamo un'immagine nostra di come deve essere la realtà. In realtà è la realtà che comanda, è lei che... E quindi noi dobbiamo veramente servire la realtà. E poi dove sono? Quante volte noi ci rifugiamo dentro le nostre case e pensiamo di scrivere, di fare, bisogna andare, è il compito di ogni cristiano, andate lì a vedere, vedete con i vostri occhi ciò che sta accadendo e dite e raccontate a tutti quel che voi vedete. Questa è il grande compito della comunicazione. In quest'anno di pandemia la Chiesa ha scoperto anche dei nuovi processi creativi, pensiamo alle messe in streaming, al collegamento che proprio anche voi pastori siete riusciti ad avere con il popolo grazie ai mezzi di comunicazione. Ecco, cosa vuol dire questo nuovo processo della comunicazione ordinaria anche nella pastorale della Chiesa? No, io credo che la cosa più importante è capire che sono un mezzo, no? E come un mezzo è uno strumento. Puoi fare delle cose bellissime, ma può essere anche un problema. Pensiamo per esempio al tutto il problema che c'è stato con la didattica a distanza. Quanti ragazzi hanno fatto fatica a quel rapporto che mancava, umano. Eppure però gli strumenti ci sono stati utili. Quanti incontri abbiamo fatti, anche a livello internazionale. Tutti lì in un attimo concentrati. Tutti lì, anche magari da tanti paesi che non avrebbero mai potuto venire. Quindi è stata una grande occasione. Tant'è vero che abbiamo ripensato, stiamo pensando per esempio a tanti modi di poter comunicare le cose e magari poter usare meglio il tempo. È uno strumento che va utilizzato bene e con un fine chiaro. Questo è importantissimo. Anche l'arcivescovo Cardinale Zuppi ha più volte citato che la comunicazione è diventata quest'anno un servizio di carità ancora più evidente proprio per questa capacità di tenere unite le persone in momento di grande isolamento. Sì, che carità vuol dire amore, vuol dire attenzione alla persona, come e dove sono, importantissimo questa cosa. Un amore che va proprio al particolare, a te che sei magari, che senti la solitudine, no? La comunicazione ti fa rendere parte di un'unica realtà, di un cammino insieme, no? E anche se tu magari vivi un momento di fatica, perché magari sei ammalato, perché stai soffrendo e magari sei solo, non sei in realtà più solo. E la comunicazione è decisiva da questo punto di vista.